Perché avete deciso di partecipare a questo evento organizzato da Milestone? Ma diciamo che vista la convergenza sull'IP, anche Videotech sta convergendo sull'IP. Con Milestone abbiamo trovato un partner ideale, l'azienda ideale, insomma, sicuramente leader di mercato, però un'azienda con cui è anche molto facile comunicare. Ecco, una partnership che dal vostro punto di vista ha portato quale valore aggiunto alla vostra azienda? Beh, il nostro valore aggiunto è quello di essere un'azienda non aperta con il software, ma noi siamo un'azienda aperta con l'hardware, visto che produciamo hardware. Il fatto di scegliere Milestone è anche dovuto magari al discorso che i loro software non sono legati per forza ad una piattaforma appunto hardware piuttosto che un'altra? Sì, come dicevo è un open software, noi siamo un open hardware, per cui i nostri prodotti tendenzialmente cerchiamo di averli che siano aperti un po' a tutte le piattaforme, e Milestone sicuramente è un partner ideale con cui siamo riusciti a integrare molto bene il prodotto. Qual è il vostro ambito, il vostro insomma, mercato che vi può rendere riconoscibili nei confronti anche degli altri produttori? Beh, diciamo, noi siamo specializzati in tutto quello che è il posizionamento di videosorveglianza all'esterno, siamo soprattutto specializzati nei sistemi di posizionamento ad alte prestazioni, quindi tutto quello che è l'ambito industriale e l'ambito dove ci sono particolari condizioni climatiche nei quali noi riusciamo a far convivere bene le telecamere. La particolarità del vostro prodotto, che cosa lo distingue rispetto agli altri? Ma diciamo, non è solo la particolarità del prodotto, nel senso che siamo un'azienda affidabile, produciamo un prodotto affidabile e inoltre siamo un'azienda molto flessibile, con cui penso sia anche molto facile parlare, molto facile trovare delle soluzioni per applicare le telecamere nei posti più impervi, insomma. La comunicazione mi sembra che sia un aspetto importante tra chi produce e chi poi insomma deve dialogare invece con il cliente. Beh, la comunicazione è sicuramente importante, noi comunichiamo praticamente in tutto il mondo e parliamo una decina di lingue. Il 90% lo facciamo di fatturato all'estero. Il 10% in Italia, per cui sicuramente siamo abituati a comunicare e ad ascoltare.